Oggi parlerò dei due romanzi di Michel Bussi, Neo, La caduta del Sole di Ferro e Neo, I due castelli. Questi due romanzi sono ambientati nella Francia del futuro, dove l'autore immagina e racconta il destino dell'umanità attraverso un gruppo di adolescenti sopravvissuti a una nube di gas tossici che ha sterminato l'umanità. Questi ragazzi cercano di sopravvivere e di andare avanti senza genitori in un mondo ormai stravolto. Inizialmente sono divisi in due tribù, molto diverse per abitudini e per stili di vita. I ragazzi cominciano a farsi la guerra, proprio come avrebbero fatto gli uomini adulti, ma i bambini in cuor loro sono buoni e questo Michel Bussi lo evidenzia, facendo sì che la guerra finisca, proprio per non ripetere la storia degli anni passati. E alla fine i due gruppi stipulano un'alleanza. Nel secondo libro, I due castelli, si racconta lo sviluppo di una unica comunità con la creazione di relazioni e amicizie, ma soprattutto con la voglia di scoprire e di imparare. Ho apprezzato molto questi due romanzi, soprattutto per la visionaria avventurosa creazione di un mondo futuro, e soprattutto anche per il messaggio che questi due libri danno, ovvero di non ripetere gli stessi errori delle generazioni passate. Leggilo perché non si ripetano gli stessi errori della storia umana.